modulo è quello già varato all'inizio anno, quando abbiamo iniziato questa avventura assieme, e quindi poi approvato dal Comitato Provinciale Ordine della Sicurezza Pubblica di Napoli e Caserta, e quindi che prevedeva questi tre livelli di intervento. Noi abbiamo svolto con risultati anche soddisfacenti le attività del terzo livello, cioè quella dell'operazione straordinaria di controllo di alcune aree del territorio che vedeva il coinvolgimento congiunto di tutti gli operatori della sicurezza e che ha dato dei risultati notevoli. Oggi viene varato e messo a punto il nuovo piano coordinato e continuativo di controllo del territorio per il contrasto al fenomeno dell'abbandono dei rifiuti e del loro incendio. È una misura che focalizza la propria attenzione, concentra le forze in alcune macro aree del territorio. Sono state individuate 4 in provincia di Napoli e 4 in provincia di Caserta, dove è più forte il rischio di incendio di rifiuti. Il modulo prevede un presidio H24 di queste aree da parte dell'esercito, accompagnato dal sostegno e dalla collaborazione delle polizie locali. Polizie locali sulle quali ovviamente si concentra la massima attenzione di questo modulo, perché prevede la loro massima partecipazione, il loro massimo impegno per rendere efficace l'azione di contrasto e di controllo del territorio. Alle polizie locali si aggiungeranno la polizia della città metropolitana e la polizia provinciale di Caserta. Tutto questo in raccordo con le altre forze dell'ordine. Il modulo ripercorre l'esperienza positiva delle operazioni straordinarie che sono state svolte nel territorio negli ultimi mesi. Abbiamo realizzato 16 azioni straordinarie di controllo del territorio, congiuntamente con tutti questi soggetti che ho citato prima, con risultati veramente incoraggianti. Pensate che sono state ispezionate e controllate oltre 200 attività imprenditoriali e commerciali, 134 di queste attività sono state sottoposte a sequestro, 120 i veicoli sequestrati e quasi 180 le persone arrestate, denunciate o sanzionate. Il numero delle sanzioni pecuniarie accertate solamente in queste 16 interventi straordinari ammonta a circa 2.500.000 euro, un risultato veramente incoraggiante. Pensiamo così di ripercorrere la stessa linea con questo modulo nuovo che dovrebbe coprire la stagione estiva di maggior continuità, dare maggiore continuità a questo sistema di controllo e quindi con la maggiore continuità una maggiore presenza e una maggiore capacità di accertamento sotto il profilo qualitativo e quantitativo delle violazioni accertate sul territorio. Oltre a questo presidio, questo controllo H24 e questo raccordo continuo, che è un filo che non si deve mai spezzare con le polizie locali, avremo poi la possibilità di nel corso di una settimana di programmare una o più azioni di controllo proprio congiunto, quindi il raccordo costante H24, esercito sul territorio e con la polizia locale che a chiamata interviene, e poi operazioni, quelle vere e proprie di secondo livello congiunte, almeno un paio ogni settimana, dove con il concorso poi delle polizie della città metropolitana e della polizia provinciale, sempre in raccordo con le forze di polizia che sensibilizzeranno le misure di presidio ordinarie di controllo del territorio, realizzeremo quel modello più volto anche ai profili che possono interessare attività investigative, quindi che possono poi interessare ulteriori sviluppi giudiziari dell'autorità giudiziaria. Io ritorno a ribadire, noi siamo convinti che questa soluzione possa funzionare, perché abbiamo visto che l'operazione straordinaria funziona. Allora le operazioni straordinarie devono essere sempre più ravvicinate e estese sul territorio, quindi meno corposo il contingente, che pure ovviamente utilizzeremo questo strumento, anche questo mese noi faremo le nostre azioni, il comitato programmato con le nostre azioni straordinarie, però c'è necessità di una maggiore estensione, quindi il contingente meno numericamente impegnativo rispetto all'operazione straordinaria, ma più martellante sul territorio.